Benvenuti sul canale di Non aprite questo vlog. Oggi sono qua per parlarvi di una cosa che veramente mi ha dato una carica, un entusiasmo pazzesco. Vi voglio parlare oggi di Home Movies. Home Movies è una casa di produzione di film italiana creata da Giacomo Iannis. Allora, io avevo già intravisto qualcosa, poi ho avuto la fortuna di conoscerlo, di vedere che cosa fa. È veramente una cosa incredibile perché lui è uno. Insomma, come noi chiama il cinema. Insomma, il suo intento è veramente nobile, perché è a suo rischio e pericolo. Si butta su delle produzioni che sono veramente, cioè, al limite dell'under, cioè, così underground che veramente molti di voi sono sicuro, sicuro, sicuro che non conosceranno questi film, perché qualcuno probabilmente li conoscerà, ma sono veramente delle chicche allucinanti. L'ho incontrato, mi ha spiegato un po' di cose, di come lavora, eccetera, eccetera. Se volete sapere tutto, vi linko un'intervista che ho letto su un sito che è fatta molto bene, dove è veramente spiegato per filo e per segno qual è il loro progetto e che cosa fanno. Lui mi ha mandato un po' di film. E ora faccio una sorta di unboxing, anche se me li ha dati a mano, perché volevamo anche incontrarci per conoscerci. E quindi non è un vero unboxing, però alla fine che cazzo cambia? È pur sempre un unboxing. Quindi, allora, io sono vecchio, ragazzi. Quindi cerco di fare mente locale, vi dirò un po' di cose a caso, ma poi io questi film qua li tratterò tutti uno a uno. Se posso, se riesco, insomma, vi parlerò ancora di Home Movies. E vi parlerò dei loro film perché sono delle figate. Allora, innanzitutto vi faccio vedere alcuni film che mi ha mandato che hanno tutti la Costa Rossa e fanno parte tutti. Vi faccio vedere anche le copertine: Rigor Mortis di Timo Rose, Mutation di Mark Fence. Chiedo scusa se non so pronunciare i nomi giusti perché nella mia ignoranza non li conosco. Deuteronomium, titolo difficilissimo, e quindi probabilmente anche il film di Roger Grolimund, e Space Wolf, che ho visto ieri, farò uscire la recensione a breve. Vedrete anche la recensione di Space Wolf, sempre di Timo Rose, con effetti speciali di Olaf Ittenbach, che è veramente. Speciali ragazzi. Allora, mi ha parlato Giacomo Iannis, mi ha parlato di questi film tedeschi trash comunque, nel senso che poi dopo analizzerò, ne ho visto uno per ora e vi dirò. Comunque, chiamiamoli trash gore horror, che hanno una cosa pazzesca, ragazzi. Andatevi a vedere i trailer, se non mi credete, hanno degli effetti speciali fatti a mano che sono la fine del mondo, cioè sono un orgasmo vero, cioè è una cosa pazzesca che della gente che se non ha una lira in tasca fa dei film del genere con degli effetti del genere e Hollywood glielo può puppare a loro, capito? Ci credo che sono passati alla CG, alla computer grafica, perché cioè non lo so, perché per fare sta roba ci vuole passione e questo fantastico Olaf Ittenbach, io gli stringerei la mano e gli offrirei 10 birre per quanto è bravo e per quanto è riuscito a farmi godere con gli effetti speciali di Space Wolf che vi farò una recensione. L'altra cosa interessante che mi ha mandato è Dolcezza Estrema, che è fuori da questa serie. Ah, questa serie qua, scusate, questa serie qua si chiama, mi piace anche un sacco il nome, Spasmo Video. Insomma, per riuscire a identificare un po' questi gruppi di film, hanno fatto questa collana qua che si chiama Spasmo Video, dove c'è un'introduzione di Alex Visani che non mi sono documentato bene chi sia, ma a colpo d'occhio è di sicuro un mega, 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 mega fan esperto malato di horror da quando aveva 5 anni. Quindi quello è poco ma sicuro. Un po' come lo sono tanti dei nostri redattori. Per noi ha tutte le carte in regola. Poi io, se vi ho sentito l'introduzione, è utilissima perché lui è un esperto di questa roba e ve la spiega ed è troppo figo guardare una roba con una piccola spiegazione all'inizio perché vi dà gli strumenti per apprezzare la portata. Insomma, è un po' come quando vi danno la forchetta per mangiare. Che metafora! E invece Dolcezza Estrema è un film che è diventato anche un
film della trama, per quanto è originale, folle e assurdo. È un film fatto tutto con materiali di riciclo, è praticamente stop motion, è animazione fatta con personaggi costruiti a mano. Io adoro veramente tutta questa. Questo è un neo nel contesto, perché è fantascienza, non è horror. Però ci tengo comunque a citarlo, a farvelo vedere. Dolcezza estrema. Ha vinto un sacco di premi, qua ci sono. Poi andremo a analizzarli uno a uno più avanti. E veramente io adoro quando le persone tirano fuori la propria creatività, perché la creatività viene spesso fuori quando si è in difficoltà, quindi o ci sono dei grossi problemi o non ci sono i soldi, eccetera, eccetera. E lì viene fuori la parte più bella degli esseri umani. Poi c'è Don't Trip, che questa qua è veramente un'idea fighissima. Sono sette cortometraggi che HomeMovies è andata a prendere di qua e di là i migliori che ha trovato, e invece che lasciarli sparsi nel web, nei festival, nel cassetto di casa del regista che l'ha fatto, li ha presi e ha fatto un'antologia, ha fatto un film che li racchiude, e ne farà altri probabilmente. Finalmente, non so come dire, cioè, voi potrete avere i film horror e poi tutti i corti horror. Se siete dei malati che volete avere tutto, ecco, loro li stanno facendo. Ultimo, ma non meno importante, non so dove sia. Ma porco di quel maledetto. Nesfit! Dai, 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 my darling! La 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 la! Dai, 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 my darling! Non sempre abbiamo le risorse per stare dietro a tutto, ma ci proviamo. Quindi. HomeMovies era un po' che la vedevo in giro, che si capiva che stava tramando nell'ombra, no? E non solo, qualche tempo fa mi era capitato di vedere un trailer di un film che si chiama Sangue Misto, che mi aveva incuriosito tantissimo, perché c'erano degli arabi che rapivano un tizio, era molto. Loro erano molto sudati, brutti, là, come. E avevo capito subito il gioco ironico che c'era dietro a questo film qua, e mi era piaciuto tantissimo. Allora, Sangue Misto è un lungometraggio, un'antologia indipendente, underground, insomma, chiamatela come volete. Sappiate però una cosa, che indipendente in America e in altri posti significa con un budget con cui qua in realtà in Italia si fanno i film. Quindi dire che è un film italiano indipendente non è proprio la stessa cosa come dire un film americano indipendente, perché un film americano indipendente magari ha 100.000 dollari per essere fatto. Adesso sparo delle cifre a caso. Un film italiano indipendente magari lo fa con 30.000 euro. Cazzo ci fai con 30.000 euro? Cioè, ma pensate solo a pagare i panini per mangiare a tutti, o a pagare la benzina, a pagare, cioè, fare un film che praticamente non hai soldi per pagare gli attori, non hai soldi per gli effetti speciali, non hai soldi per un cazzo. Quindi questo è un film indipendente vero, cioè le persone si sono fatti i film con i loro soldi, con mezzi di fortuna, e questa è una cosa incredibile, perché poi non è che vedi questa grande differenza con delle produzioni italiane un po' più danarose. Sono 8 film, 8 registi, 8 città italiane, 8 comunità etniche differenti. Perché dico così? Il gioco di questo film è fantastico. Ma perché sto facendo la recensione? No, fermi tutti. Farò una video recensione di questo film, quindi insomma, seguiteci, iscrivetevi al canale. Allora, ragazzi, vi ho fatto vedere questi film qua. Vi ho fatto vedere questi film qua molto velocemente, perché in realtà voglio parlarvene uno ad uno. Sono veramente delle chicche incredibili. Però in questo video volevo parlarvi della realtà di HomeMovies, della collana Spasmo Video, che appunto propone cinema horror tedesco degli anni 2000. Speriamo di non dire una cazzata. Sì, anni 2000, insomma, sono gli anni in cui ancora la tecnologia non permetteva di avere una qualità per cui, per esempio, io adesso sto facendo questo video con la GoPro, insomma, con questa GoPro ci puoi girare un film, cioè è molto più bella di quell'immagine, tutto, ci puoi fare molte più cose di quello che
aveva in mano Peter Jackson quando ha fatto Bad Taste. Quindi, cosa significa questo? Che questi film ancora non godono di tecnologie come queste qua. Se pensiamo a Soderbergh, che ha fatto Unsane con un iPhone, penso un iPhone, o sì, con un iPhone, insomma, ha girato questo film con un iPhone. Questo fa capire quanto le ottiche dei cellulari, dei cose, siano addirittura superiori anni luce rispetto a quello che poteva essere la tecnologia di 10-20 anni fa. Per esempio, ho preso questo qua che è del 2003, vuol dire 15 anni fa, 15 anni fa. Insomma, ragazzi, questa è la realtà di Onemovies. Io vi lascio in descrizione tutti i riferimenti, l'articolo che parla di questa fantastica realtà, di questa fantastica collana. Loro andranno avanti, noi li seguiremo, perché come abbiamo fatto per Terror Takeaway, che li stiamo seguendo, insomma, abbiamo fatto la recensione, continueremo a seguire il loro operato. Come faremo per Shandas River? Noi continueremo a seguire queste realtà qua e a supportarle. Quindi, se volete supportare, anzi, dovete supportare queste realtà qua. Dovete comprare i loro film. Se non avete tanti soldi, compratene uno solo. Supportateli facendolo, insomma, condividendo questo video, condividendo le loro cose, i loro articoli, le loro cose, insomma, aiutiamoli, aiutiamoli, perché basta, basta, cioè, pretendere le robe. Io voglio, cioè, allora io sento sempre, ah, ma sempre i soliti film, niente di nessuna chicca underground, eccetera. Ora, questi le chicche underground le vanno a prendere, le portano, fate i bravi, dai. Allora, oggi è un video un po' serio, perché sì, oggi è serio perché poi farò anche un video su come vedo le recensioni su YouTube, sono abbastanza scontento dell'andazzo. Per carità, ognuno c'ha il suo parere, io però ho una filosofia e la porterò avanti, che è quella di non stroncare sempre e comunque i film, a prescindere, per fare, insomma, tante views, per scatenare l'odio, eccetera, eccetera. Sia che ci sia dietro una piccola casa di produzione, sia che sia indipendente, sia che sia una major. Detto ciò, se il video vi è piaciuto, se anche voi siete per sostenere il cinema horror indipendente, mettete like, altrimenti mettete dislike e andate. No, scherzo, restate, mettete dislike, potete mettere dislike, fare quello che volete, io vi voglio bene lo stesso. Mettete un commento, commentate se li conoscete, perché se li conoscete vuol dire che siete veramente dei super fanatici nerd, horror nerd. Scrivetemelo, non spoilerate mai i film, per favore, che magari qualcuno li vuol vedere. E ci vediamo. Ah, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video.